Il nostro sottobicchiere è finito, semplice, carino, d'effetto comunque. E il nostro piatto, il nostro sottopiatto, scusate, eccolo qui. Volevo allora veloce veloce farvi due chiarimenti che non ho dato prima. Quindi sono 8 giri che abbiamo fatto, facendo fino al settimo giro l'aumento, e quindi facendo allora. Un aumento è 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte lavorate normali e un aumento. L'ultimo giro del nostro sottopiatto lo facciamo senza aumenti. Invece poi il nostro giro con il giallo e di maglie basse facciamo 6 maglie basse e un aumento. E basta, e poi riprendiamo i nostri petali, facciamo i nostri petali. Questo è il lavoro terminato. Se qualcosa non vi è chiaro, fatemelo sapere. Facciamo un anello magico e in questo anello magico andiamo a lavorare 14 maglie alte. Quindi facciamo le 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta. E lavoriamo appunto le nostre 14 maglie alte, quindi 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Allora, questo è l'inizio sia per il sottopiatto che per il sottobicchiere. Quindi andiamo a lavorare. Allora, io sto lavorando con della lana acrilica perché io l'ho fatto in lana, volendolo potete fare anche in cotone, e un uncinetto del 4. Quindi chiudiamo nella nostra catenella di base. E andiamo a lavorare gli aumenti, quindi andiamo a fare su ogni punto di base un aumento. Quindi 1, su ogni punto sottostante ne facciamo 2. Così. Allora, per il nostro sottobicchiere i giri sono 3. Per il nostro sottopiatto i giri invece sono 8 più 1 di maglia bassa, che adesso vi farò vedere. Lo facciamo in piccolo e vi faccio vedere come lavorarlo. Allora, la base iniziale è comunque sempre la stessa, gli aumenti lo stesso, l'unica cosa che cambia è che aumentando i giri aumentano naturalmente anche i nostri aumenti. Quindi, come un qualsiasi cerchio rotondo, andiamo a lavorare i nostri aumenti. Ok, finito il nostro secondo giro, chiudiamo.
E iniziamo il terzo, quindi facendo sempre le nostre 3 catenelle. Punto successivo facciamo subito un aumento. Successivo una maglia alta. Nel successivo ancora facciamo 2 aumenti. Cioè un aumento che sarebbero appunto 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. E continuiamo così per tutto il giro. Abbiamo finito il nostro giro, chiudiamo sulla catenella di base, ecco qui, tiriamo il filo e tagliamo. Prendiamo la lana gialla, io devo metterla doppia perché comunque ho un filato troppo sottile. Quindi andiamo a fare un cappietto, riprendiamo il nostro lavoro da dove volete voi e andiamo a lavorare, ok, una maglia bassa. E qui facciamo, allora, il giro precedente abbiamo fatto un aumento e una maglia alta. Facendo qui facciamo un giro di maglie basse, quindi facciamo 2 maglie basse e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 2 maglie basse e un aumento, 1 e 2. Mentre lavoriamo prendiamo i nostri fili e li passiamo sotto al lavoro, così non ci ingombrano. E quindi continuiamo a fare 2 maglie basse, una, 2 e nello stesso punto, nel punto successivo ne facciamo 2. Maglie basse. E un aumento. Facciamo così per tutto il giro. Siamo arrivati alla fine del nostro giro, andiamo a fare l'ultima maglia bassa e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Adesso per fare i nostri petali, naturalmente io non lo faccio grande, ve lo faccio piccolino e vi faccio vedere come fare appunto i nostri petali. Quindi andiamo a lavorare. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Giriamo il lavoro in questa maniera e chiudiamo qui sullo stesso punto all'incontrario con una maglia bassa. Così. Facciamo 2 catenelle. Punto successivo, non al primo, al secondo, facciamo una maglia bassa. In questa maniera ci giriamo così e andiamo direttamente nell'archetto e andiamo a lavorare 9 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Facciamo 3 catenelle e andiamo a chiuderle qui. Facciamo un pippiolino che chiudiamo con una maglia bassa, così. Ripetiamo di nuovo 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
e andiamo a chiudere. Saltiamo il primo e andiamo nel secondo punto basso e chiudiamo con una maglia bassa, così. Facciamo 2 catenelle, una e due, saltiamo il punto, saltiamo un punto, andiamo nel secondo e facciamo un'altra maglia bassa. E qui facciamo 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Giriamo il lavoro in questa maniera. Allora, ce l'abbiamo così. Giriamo il lavoro e lo chiudiamo qui. Così. E facciamo una maglia bassa. Allora, un attimo perché si gira la catenella e non va bene. Ok, giriamo il lavoro in questa maniera, andiamo nelle 2 catenelle e chiudiamo con una maglia bassa, così. Poi andiamo sulle maglie alte che abbiamo lavorato l'altro petalo, saltiamo la prima maglia alta, nella seconda ci agganciamo e facciamo una maglia bassa, così. Giriamo il lavoro. Filo sull'uncinetto, torniamo nel nostro archetto e facciamo altre 9 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8 e 9. Catenelle, chiudiamo nei due punti qui e facciamo un pippiolino. Ricominciamo un'altra volta e facciamo 9 maglie alte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Che andiamo adesso a chiudere, quindi non nel primo punto successivo, ma nel prossimo. E facciamo una maglia bassa e abbiamo chiuso il nostro giro. Facciamo di nuovo 2 catenelle, saltiamo un punto, nel prossimo facciamo una maglia bassa e qui rifacciamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Giriamo il lavoro. Andiamo nelle 2 catenelle dalla parte dietro, chiudiamo con una maglia bassa. Ci agganciamo non alla prima maglia alta, alla seconda del nostro petalo formato e facciamo una maglia bassa. Giriamo il lavoro e andiamo di nuovo a lavorare il nostro petalo. Mi fermo qui perché comunque spero di essere stata chiara. E ve l'ho fatto giusto un campione per farvi vedere come si fa il lavoro e quindi il nostro sottopiatto, se voi continuate a fare questo lavoro, è formato. Adesso invece vi voglio far vedere come fare il nostro sottobicchieri, perché il nostro sottobicchieri è diverso, cioè diverso nel senso che l'inizio è sempre lo stesso. Il giro di maglie basse è sempre uguale, quindi rifiniamo il giro, però mi ero portata avanti anche perché comunque sono sempre 14 maglie alte e gli aumenti e quindi facciamo di nuovo. Allora, riprendiamo con un aumento, che sono 2 maglie basse nello stesso punto.
due maglie basse, un aumento e le nostre due maglie basse. Chiudiamo. E qui adesso andiamo a lavorare. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle e un pippiolino che chiudiamo in questa maniera. Andiamo a lavorare 3 maglie basse e un pippiolino. Così. 3 maglie basse, tre catenelle e un pippiolino. 1, 2, 3 maglie basse e un pippiolino, che sono 3 catenelle. Chiudiamo nell'archetto sotto in questa maniera e rifacciamo di nuovo. 1, 2 e 3 maglie basse. Dobbiamo fare così per tutto il giro. È il nostro sottobicchiere formato. Spero di essere stata chiara. Se c'è qualcosa che non va, fatemelo sapere nei commenti e buon lavoro a tutte quante.